Mentre proseguono i richiami con le terze dosi per le categorie fragili in Abruzzo nelle scuole, si è raggiunto il 100% di vaccinazioni tra personale docente e non docente. In più, la nostra regione ha anche un altro primato in Italia per la cura del Covid con i cosiddetti anticorpi monoclonali. La situazione attuale, nelle parole dell'assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì. E questo è un dato molto importante in quanto abbiamo raggiunto il 100% di tutti gli operatori scolastici, docenti e quindi questo è un grande traguardo importante perché, come avevo sempre sostenuto, dovevamo mettere in sicurezza le scuole, le abbiamo messe, quindi un grande successo e questo vuol dire che i genitori che inviano a scuola i propri figli lo inviano con maggiore tranquillità. Senz'altro siamo tra le prime regioni ad aver raggiunto questo traguardo e questo ci stimola sempre di più ad essere attenti, a portare avanti un tracciamento immediato e quindi quelle che sono tutte le linee guida, un protocollo che in questo momento stiamo strutturando nell'ambito del Dipartimento, da poter aggredire immediatamente il focolaio nelle scuole. Situazione Covid in Abruzzo. Diciamo che abbiamo una linea ormai omogenea, definiamola tale. È vero che ci sono, diciamo, dei ricoveri in più, ma questi ricoveri non sono con patologie complesse, non sono molto gravi e quindi vuol dire che è una situazione, come la definisco sempre io, sotto controllo. Non bisogna mai abbassare la guardia e bisogna continuare sia sulle norme comportamentali e sia da un punto di vista sanitario a portare avanti quelle procedure. Vorrei sottolineare anche che la nostra regione, attraverso la somministrazione dei monoclonali, riesce subito a dare quella cura adeguata e quindi anche qui siamo la prima regione a livello nazionale, la cura adeguata affinché questo virus non possa poi diventare più aggressivo.